Ciao a tutti, ben trovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Diamante Lucente. Nello scorso video abbiamo visitato la città di Quoripoli, affrontato le Super Gare Show, passeggiato con i Pokémon a Parco Concordia ed ora possiamo portarceli anche in giro e anche fatto dei Poffin. Ora, completiamo il percorso che ci porterà a Flamminia affrontando gli ultimi allenatori. Poi a Flamminia vediamo cosa c'è da fare, ci sono un bel po' di cose da fare a dire il vero. Ciao! Se non ti dispiace vorrei lottare contro la tua squadra. Ok, lei o lui è un alleva Pokémon. E gli alleva Pokémon sono molto utili da risfidare perché hanno dei Pokémon davvero interessanti. Wow, quell'occhietto con la stella mi ha un attimo inquietato. Bene, gli alleva Pokémon hanno dei baby Pokémon all'inizio. Oh, ho fatto morso, vabbè. Hanno dei baby Pokémon all'inizio, che man mano che andrà avanti, che noi conquisteremo le medaglie e diventeremo sempre più forti, loro evolveranno i propri Pokémon e quando li andremo a risfidare... Tombola! Vedo che hai allenato il tuo Pokémon con tanta cura, dispiaciutissima di aver perso. Dice, ma come? Io che ci ho buttato sudore, lacrime e sangue e anche un mini fungo? Niente? Maledizione. Ehi, tu! Ah, sì, questo qua è Pokémon selvatico. Già, non ho una pietra da metterci. Prima di continuare però ho dimenticato di prendere la pietranima che si trova qui in questo punto del percorso 208 all'imbocco di Quoripoli. Non dire niente, prendile e basta. Hai ottenuto una roccia anima. E perché? Ascolta le torri di pietra, parla con la gente nel sottosuolo. Ok, sì, questa qui è la sfera che ci serve appunto per prendere Spiriton. Buona volta appunto trovate quelle 32 persone singole che vi ho detto. Però andiamo a mettere la roccia anima nella sua cavità, se no altrimenti non serve a niente. E ogni 5-7 persone, se non sbaglio, ogni 7 persone più o meno avrà un dialogo diverso. L'unico modo per saperlo è metterla qui. C'è un punto in cui la roccia anima si incastra perfettamente. Vuoi usare la roccia anima? Sì. Ok, la forma originaria. Torre dello spirito. Questa è la torre dello spirito. Le pietre sembrano essersi spostate. Allora mi sa che ne ho trovate 10, se non erro. 10, sì, quando c'è questo dialogo 10 mi sembra. Proseguiamo. Oh, ma quella è una statua? L'hai trovata nei grandi sotterranei? Ero proprio curioso di vederne una. Per ringraziarti voglio darti questi. 3 bolli stelle B. Grazie. Sì, ne ho trovate alcune, a dire il vero. Mi sono fatto un altro giro nei sotterranei e ne ho trovate diverse, anche rare, perché ho trovato 40 Diglett. E quindi mi hanno dato un po' un boost per un po' di tempo. Quindi, proprio ottimo. Pericolo scampato. Ok, qua che altro abbiamo? Qua ci si poteva venire per prendere uno strumento, se non erro. Allora, aspetta, fammi fare così. No, da... Ah, posso farlo anche senza fare la strada super precisa. Flacone di calcio. Ah, è un flacone ora? A parte che se si va con i tasti direzionali è più facile. Mamma mia. Che disastro sta bici. Mi chiedo cosa ci sia in cima alla torre in memoria. Sono curioso di saperlo, ma ho paura di andarci. E invece io ci devo andare. Perché devo essere un completionista. Non un completionista, un completionista. Parola un po' diversa. Salita fatta. Ciao, da dove vieni? Quali specie di Pokémon hai? Non voglio rispondere, voglio il mio avvocato. Una cowgirl, questa è pericolosa. Ma perché si gira? Cioè, sta girando per lanciare la Pokéball. Dà effetto? Tipo il calcio rotante di Chuck Norris, che dà un effetto più veloce. Ma non si spezza la schiena a stare in quella maniera tutto il giorno, con la schiena tutta inarcata, tutta storta? Non lo so. Sarà abituata. Beh, se deve correre dietro ai Bidoof tutto il giorno, sì. Poi li lega come di salami. Mi chiedo un Bidoof se gli fai la barba, che faccetta abbia sotto. Per questa qua tutta la peluria è barba quella, no? Quindi chissà com'è senza barba. Avrà un mento da Chad? Una jawline perfetta? Le grandi risposte del mondo Pokémon. Com'è un Bidoof senza barba? E se fosse carne? La bici, se posso evitare di usarla, evito perché è ingestibile in questi giochi. Cioè, su Diamante, Perla e Platino andava bene perché la pilotavi con
alcuni tasti direzionali e non era così fastidiosa da comandare, e non potevi andare in 8 direzioni diverse, invece è quasi, quindi è più difficile da controllare. Questo è il posto in cui riposano i Pokémon scomparsi, la Torre Memoria. Vorrei arrivare a Flamminia prima, ma no. Se perdo, mi ritrovo all'ultimo centro Pokémon visitato. Quindi ci sarà un bel pezzo di strada da fare. Io qui mi ricordo di un po' di oggetti nascosti, ma non troppi. Ah, per evitare gli allenatori? Vabbè, invece li faccio tutti perché sono Andrea. Ah! Bene, primo allenatore della torre. Ah, un fantasma, vattene, aiutami, Pokémon! Ma se io fossi un fantasma, perché ti avvicini a un fantasma? Ma scusami! Tu vedi un fantasma e ti avvicini per combatterlo? No, scappi al limite se hai paura. Oh, finalmente sconfitto. Ma non sei un fantasma. Ci hai messo un po' a capirlo, eh. Pietro Ovale. Ok, quello è per dare a Chansey. Era Chansey o era anche Eppini? Che fa evolvere determinate specie di Pokémon. Oh. Sì. Allora sì. E qui che abbiamo? Ah, ecco. Mi sembrava un po' strana la strada. Il mio Pokémon riposa qui. Era tutta colpa del Team Galassia. Non riuscirò mai a perdonarli. Quindi effettivamente il Team Galassia ha ucciso dei Pokémon. Ok. È il momento di voltare pagina. Va bene. Perdi un compagno di una vita. È il momento di voltare pagina. Che sarà mai? Non so spiegarti perché, ma da quando sono arrivato qui mi è venuto il desiderio di lottare. Per forza, sei un dad. Sei un papà. Vedi? Ma i pochi fan, sì, questo è bimbo fan, mamma mia. Me li ricordavo un po' diversi. Sono spaventosi. Ma il figlio, aspetta, no, dai! È Pichu il figlio, non Pikachu! Ma che... Praticamente hanno fatto un modello solo per il bimbo. Bimbo Pikachu e bimbo Pichu. È lore, è tutta lore questa. Elettrococcola però non paralizza. Allora cos'era Elettrococcola che faceva? Perché Elettropizzico paralizza. Elettrococcola che faceva? Tino sarà un altro Pichu. Ma Raichu a sto punto, scusami. La linea evolutiva è quella. Pichu, Pikachu, Raichu. Ah, due Pichu. Il bimbo che si dispera lì in basso. Ah, ma che ho fatto? Che ne so, tu mi hai voluto sfidare. Cioè... Mi sfidano, perdono e si arrabbiano con me. Ma scusami. Niente, io sono convinto che ci siano oggetti nascosti qui, ma non è così. Devo dimenticare i miei dolori, ti prego, lotta con me. Questa è una donna sedotta e abbandonata dal marito che sta giù sotto a giocare coi Pokémon. Vanessa Pokéfan. Ah, bella pacioccosa, guarda. Il mio dolore è aumentato. Ok. Allora, per questi due ci vuole una strategia particolare. Andiamo... Ok, Mint, davanti, perfetto, perfetto, vai, vai, vai. Padre e figlia, non importa dove ti trovi, siete con te dei Pokémon, ma ritengo che tu debba lottare. Il mio Pokémon è molto vivace e ti faccio vedere quanto. Beth e Bob. Bethany. Ok, padre Weasel, buono. Sarà facile. Comunque sia, i livelli sono giusti, quelli degli avversari e anche quelli dei miei Pokémon. Non li ho troppo alti, devo ammettere. Ci stanno. Che troviamo la MT27 calcio basso. Va bene. È fattibile, è fattibile. Ecco qua Gastly. L'ho trovato anche nei sotterranei con l'Explorokit, però non l'ho preso. Qui che livello è? 17, 18, 20. Buono. Ma sotto i sotterranei era oltre 25 perché... Nei sotterranei conta con le medaglie, non conta il livello che hai, ma in base alle medaglie aumenta anche il livello dei Pokémon che trovi nei sotterranei. Infatti Baneri era al 27. Affrontiamo anche la coppietta qui. Non posso fare un'altra figuraccia? Non davanti alla mia ragazza. Non voglio sfigurare, non quando mi guarda il mio ragazzo. Questi appena conosciuti, appena innamorati, sono ancora così. Fra qualche anno chi se ne fotte proprio, secondo me, di come fate lotta proprio. Comunque anche se due Markro e Misdreavus sono molto belli come Pokémon. Nei sotterranei sul Diamante Lucente si trova Markro, mentre in Perla si trova Misdreavus. Infatti
sarebbe stato bello usare Mistrivas quando poi ho voluto i Miss Magius, ma... A proposito, ora vorrei cambiare Pokémon che mi accompagna. A parte che qua dentro Baneri non può girare. Perché, vabbè, proprio è il gioco che non ti fa girare i Pokémon con te qua dentro. Però una volta usciti, magari... Mi sento molto triste. Tu sembri arrabbiata più che triste. Ai ai, che tristezza. Lui sì, lui è triste per davvero. Infatti fa la faccia un po', diciamo, persa. E siamo arrivati in cima. Nella torre memoria riposano gli spiriti dei Pokémon scomparsi. Dopo una vita lunga e felice, o dopo una breve permanenza, tutti i Pokémon scomparsi troveranno qui la consolazione. Mi fa piacere la tua visita, ecco, tieni questi MT. Che cosa sono? Vabbè, allora, dai. Per poter usare le MN Force tramite Pokécron devi recarti in una palestra Pokémon, solo che non ricordo quale, vabbè, lo so io. Voglio renderti questa visita un po' meno sinistra, tieni, questo è per te, ve lo puro. Va bene, e questo è quanto per qui sopra. Andiamo a Flamminia e facciamo anche le rovine di Flamminia. Ci siamo quasi. Siamo quasi arrivati a Flamminia. Let's go! Voi! Ma come Mint? Ma no, loro! Preferirei che non mi disturbassi quando sono in compagnia di Eva. Ok. Eva e Team Coppietta. Merda che Machop! Team lotta, eh? E io Team... misto. Sconfitti un'altra volta. Cioè, un'altra volta. Sono altri, ma... sempre coppietta. Ok, siamo arrivati quindi a Flamminia. Finalmente! Prima cosa da fare è centro Pokémon, assolutamente. Oh, prima di arrivare alle rovine, però... la gazzetta Pokémon, vabbè, questo non è che mi interessa molto. Bisogna un attimino parlare. A parte con questo qui che mi dà un'applicazione per i Pokécron, cronologia Pokémon, grazie. Anche con il signore qui alla pensione. Va bene, va bene. Però qui non si può entrare, vero? No, non si può entrare. Vabbè, questi qui si allevano i nostri Pokémon, ok. Al posto nostro, ed è giusto così. In parte. Ora. Andiamo un attimino alle rovine. Prima però devo andare qui a fare una capatina a questa casetta. Dunque. Che natura alto Pokémon vivace? Sì, lo so, grazie. C'erano grandi fattorie qui una volta, bene. Oh, e con Vux ora si va a spasso, vai Vux. Guardalo come corre, come agile, come una faina. Bene, vediamo un po' questa qui, questa casa. Chi c'è? Dunque, lei è una signora che ha un figlio a cui piacciono le rovine. Però, signora, io mo non posso andare direttamente alle rovine, devo rifare il giro. E ci ha chiesto se possiamo mostrare a suo figlio qualche Pokémon delle rovine. Sì, il figlio si trova alla gazzetta Pokémon, quindi nel caso vogliamo catturare un Pokémon dalle rovine, lo portiamo al figlio a far vedere. Eccoci qui, rovine di Flamminia. Queste non è che siano molto intricate, eh? Però in alto a destra, in basso a sinistra, in alto a destra, in alto a sinistra, in alto a sinistra, in basso a sinistra. Sempre a sinistra. Sempre, quella è la via da seguire. Qui che troviamo? Nessun oggetto? Cosa? Era vuoto? Cosa? Sul serio? Ok. Però anche qui non è che puoi perderti. Qui trovi dead end e alla fine vai... trial and error, vai avanti, bene. Ok, questo qui mi dà una capsula. Se trovo casa sua... vabbè... anche perché qui sbagliare strada di proposito ti porta a trovare oggetti. Non quelli qua. Perché di là era la strada giusta e qua non c'è... ma siamo sicuri che non c'è nulla? Mi sta prendendo il dubbio ora. Oh, un allenatore? Cosa? Questo luogo brulica di Aonon, deve esserci una ragione, ma non capisco quale sia. Che irritazione! Basta, lottiamo! Sì, vorrei catturare un Aonon, a dire il vero, qui però. Se compare. Da questa stanza dovrebbe comparire il selvatico. Due Geodeon Ponyta non è che sia un grande ostacolo per me.
Qui fune di fuga. Ok, questa potremmo usarla effettivamente per uscire da qui. Non sarebbe male. In alto a sinistra era l'altra, vero? No, in alto a destra era. Quindi andiamo a sinistra. E niente. Niente in quella stanza, peccato. Ok. Eccolo, eccolo la non. I. I. Vabbè, ci riproviamo a catturarlo dopo, dai. Prossimo che compare, subito Pokéball e via. Era in basso a destra, vero? Quella sbagliata, sì. Quindi niente qui. E in alto a sinistra. Qui non abbiamo grande fungo. Ok, gli intenditori pagano bene per questi funghi, mentre al negozio lo rivendi a poco. E niente, ok, quindi in alto a sinistra ancora una volta. Bene. N, ok. Una N, sì. Proviamo la cattura subito. Very good indeed. Pokémon simbolo. Ha la forma delle lettere di un antico alfabeto. È un mistero che sia apparso prima all'alfabeto o a non. In realtà nel mondo Pokémon gli Aonon non sono le lettere che conosciamo noi. Nel mondo Pokémon l'alfabeto è diverso dal nostro. Hanno una lingua tutta loro. E quindi per questo che per loro sembra un alfabeto antico e non sanno ancora decifrarlo. Invece per noi che usiamo un alfabeto con lettere romane è una cavolata. Vediamo un po'. Friend. Come friend, davvero? Tutte le vite ne incrociano altre per creare qualcosa di nuovo. Qualcosa di vivo. Ma friend davvero? Friend, sì, strano. Vabbè. Abbiamo Pepita. Ok, qua si fanno i soldi, ragazzi. Oggi diventiamo ricchi. Una caramella rara. Un bizzo aroma. Ok. E lastramente. Lor. Questa lastra racchiude la potenza dei giganti sconfitti. Mamma mia. Vai di fune di fuga. Veniamo teletrasportati da una nostra nave aliena. Questa animazione è così, è strana, perché è fatta bene, ma è strana, cioè una fune di fuga. Devo ammettere che la torre Pokémon non mi aspettavo mi prendesse così tanto tempo, ma proseguo ancora un po'. Voglio proseguire ancora un po'. C'è un bel percorso in bici ora che ci aspetta, quindi prendiamola. Stavolta la voglio usare, però andiamo tranquilli. Ah, qui ci sono delle bacche. E abbiamo l'erba folta, tra l'altro, e la musica, una delle musiche dei percorsi più bella. Musica, tra l'altro, tutta jazz questa di Sinnoh, eh? Perché si sa, l'Hokkaido... Beh sì, perché Pokémon Diamante e Perla sono ambientati palesemente in Hokkaido. Sinnoh si trova in Hokkaido, dai. La mia squadra di Pokémon è diventata più forte dopo aver lavorato alla fattoria. Sono molto orgoglioso dei loro progressi. Bene, sono contento. Anton, fattore. Cos'hai, fattore? Ehi, bomb. Ha anche un Girafarig. Normale psico. Mi piace normale psico. Facciamo un super efficace con il Morsow. Vabbè, con Psyduck tu però ci vuoi prendere le sberle da Luxio, dai. Scintilla, to, proprio devastato, dai. Di prepotenza, forza bruta. Pelliccia tutta elettrostatica, vai. Se lancia una monetina si attacca subito al pelo di Luxio. Al manto, alla pelliccia. Di tuoi Pokémon ci si può fidare, questo è chiaro. E dei tuoi no, hanno perso. Vergogna. Vatti al reporno. Ok, allora, calma. Ah, di là ci dovrei andare per lo strumento, però. Questo qui fa jogging, vabbè, per forza la mattina devo sfidarlo.
E tu, avicoltore, che fai? Sto facendo un pisolino. Se fossi un Pokémon alato sarei su un trespolo. Bene. MT51, trespolo. Ottimo. Ora però prendo la biciclotta e faccio questo pezzettino. Ok. Ah, le gemelline! A porre delle gemelline! Ora lotteremo con tanti Pokémon! Sì, faremo una lotta in tre! No, in quattro. Sì, tre allenatori ma quattro Pokémon. Cioè, così funziona. Gli allenatori non si contano. Clefairy e Pikachu. Insomma, Dream Team anche per loro, ma Dream Team anche per me. Anche noi non ce l'abbiamo fatta. Anche noi abbiamo perso. È la stessa cosa alla fine. Ok, perfetto, scendi. A parte potevo fare il giro. No, potevo fare il giro. Per forza di qua dovevo andare. Ehi, guarda qui. Guarda come lucido il pelo dei miei Pokémon. Te ne prendi molta cura, no? Li strigli ogni giorno. Li lavi con oli essenziali. Alessio alleva Pokémon. Oh, eccolo qua. E Pini! Questo è Pokémon che uscirà dall'uovo. Spoiler? No. Allora, Anasia sta quasi al 30. Nugua ancora al 28. Dovrei arrivare alla prossima palestra, nel prossimo episodio ovviamente, con Nugua che può lottare. Ma Anasia mi sa che arriverà al 30 prima. Il percorso è abbastanza lungo, fino a Rupepoli. Quindi nel prossimo episodio finisco il percorso e anche la palestra faccio ovviamente, perché oramai 3 episodi per una palestra non esiste proprio. Ma a breve si evolverà anche Luxio, perché al 30 si evolve il Luxray, quindi prendiamo l'oggetto che abbiamo qui. Mega Ball, vabbè, era anche ora. Voglio dire. Salve, sono un leva Pokémon principiante, ma farò del mio meglio. Ma come? Vittoria, leva Pokémon. Ah, questo mi ricorda un aneddoto un po' vecchiotto, raccontato in live diverso tempo fa. Oh, a questo punto qui c'è una cosa molto interessante, che è un gruppo di Psyduck che non si vuole muovere. Nessuno di loro intende spostarsi. E vabbè. Facciamo quindi una sosta qui al caffè con latte Mumu e poi possiamo concludere l'episodio. Questo è il mio caffè, nonché luce dei miei occhi, sì, ma... voleva lottare? Lena cameriera, ma... me l'aspettavo. Non mi offre niente da bere prima. Quella porta offre delle Pokéball? Cos'è, ci mangiamo la plastica? A parte, che materiale sono fatte le Pokéball? Ora che ci penso. Acciaio? Plastica? Ferro? Legno? Carta? Credo che siano una lega mista. Perché nell'anime a volte viene fatto vedere che la Pokéball si rompe e il Pokémon non può uscire perché si è rotto il pulsante d'attivazione. O comunque sono un congegno piuttosto avanzato tecnologicamente, visto che toccando il pulsante puoi rimpicciolirle o ingrandirle. Accetto anche le sconfitte con un sorriso. Ma, per piacere. Dopo uno scontro, un bel bicchierone di latte Mumu è quello che ci vuole per placare la sete. Mandalo giù con un sorso, forza. Ma scusa, salve viandante. Sì, i clienti sono esuberanti, ma prendo comodo, tranquillo. Cosa vuoi da bere se abbiamo solo latte Mumu? Ah, compriamo 10 bottiglie, dai. Questi ricaricano un bel po' i punti dei Pokémon. Vabbè, questi qua però sfidiamoli. Discutevamo animatamente sui Pokémon, come solo i cerca Pokémon sanno fare. Credimi, ho avuto certi discorsi Pokémon io che farebbero rabbrividire anche voi cerca Pokémon per il materiale disquisito in quei discorsi incredibili. Che ne sapete voi? Siete troppo giovani per saperlo. Non voi spettatori, voi qui. Cerca Pokémon. Che poi c'è un alone strano intorno a questi modelli 3D. Ma cos'era quella mossa? Il baratto forza faceva tutte mosse strane. Oh. Cerca Pokémon, stai buono, che mi preoccupo per te io. Il cerca Pokémon è il classico otaku, come vengono dipinti gli otaku nella cultura pop giapponese. Cavolo. E poi cultura pop, sì, però gli otaku sono visti male. In Giappone gli otaku non sono visti di buon occhio. Vuxal 30 si evolve! Pronti? Oh, let's go! Oh, Vux si sta evolvendo.
Che bello. I lati di Luxray sono stati inseriti nel Pokédex. I suoi occhi gli permettono di vedere attraverso qualsiasi cosa. Individua e cattura le prede anche se sono nascoste. Bello! Vai, l'ultimo cerca Pokémon e poi si può concludere il video. Sudowoodo. Ma solo Sudowoodo aveva? Tre Sudowoodo. Ma, ed è fatta. Ragazzi e ragazze e non binari, io vi ringrazio per aver seguito questo episodio di Pokémon Diamante Lucente. Nel prossimo finiremo assolutamente questo percorso, arriveremo a Rupepoli e sconfiggeremo anche la capopalestra di quella zona. Inoltre in descrizione vi ricordo che trovate i link per Instagram e Telegram, e se ancora non siete iscritti al canale fateci un pensierino e io vi dirò grazie. E noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye!